grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Primo tempo tra Lokomotiv Maranella contro il Barcellona, risultato di 1-1. Lokomotiv Maranella e maglia bianca, Barcellona in maglia nera. Ora ci provano giocatori della Lokomotiv con Morelli. Con Morelli in possesso palla, prova di forza a sfondare la retroguardia del Barcellona, ma è calcio di punizione. Sul punto di battuta il numero 3, Miscino Francesco. Miscino, la palla lunga a servire. Miscino Silverio. Miscino Silverio. La palla che si perde sul fondo. Ancora il capitano ora della Lokomotiv Maranella. Capozzi. Capozzi. Attenzione! Capozzo. Capozzo. Attenzione, ci stava provando Miscino. Per Pippus. Pippus di testa, la sfonda, il tiro! Contrastato. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo sul punto di battuta il numero 11, Minervino. Minervino dai, il cross al centro, smanaccia Lombardi, ancora prova a partire la formazione maglia nera del Barcellona con il tiro di del numero 3, Miscino Francesco. Minervini, lancio lungo. Minervino, il lancio lungo troppo per i suoi compagni, la palla è rimessa al fondo, battuta da Lombardi. Ora prova la formazione del Barcellona a rendersi pericolosa lì davanti, ma pensa concretizzare. Ancora il cross deviato, la palla ora rimessa laterale, battuta lunga, provato lo stacco di testa Pippus, palla troppo lunga, attenzione, ci prova nel Barcellona, non si riesce a giocare, palla a terra, troppi lanci lunghi. Ora Pippus aggancia col petto, il tiro deviato da Miscino. Ancora prova Morelli. Morelli, ma la palla finisce in fallo laterale. Minervino, possesso di palla, il tiro di Minervino alto sopra la traversa, non impensierisce più di tanto Lombardi. Ancora prova a partire Santoro in possesso di palla per Miscino, che non aggancia. Ancora Montefusco. Montefusco prova davanti a sé, Miscino, la palla qua deviata, ancora rimessa laterale, Minervino alza la testa, dribbling su Miscino, ancora Pippus in possesso di palla, provato a salvare, a saltare l'uomo, ancora il tiro, la palla deviata in fallo laterale da Lombardi. Splendido il suo intervento, splendida la giocata di Pippus, sarà cava la difesa del Barcellona. Ancora Minervino pasticcia un po', la palla finisce in fallo laterale, Santoro batte subito per Luca Pistone. Pistone, il tiro, la respinta dell'estremo difensore, ancora rimessa laterale per il Barcellona, Santoro in possesso di palla, si accentra, il tiro, la palla deviata, rimessa laterale per il Barcellona che ora prova il forcing offensivo. Ancora Santoro in possesso di palla, Minervino recupera il pallone, Pippus può andare 2 contro 2, ancora Pippus, ma il numero 3 Miscino, Miscino riesce a mettere la palla in fallo laterale. Minervino si gira, il tiro, la palla che scheggia la traversa, brivido per Lombardi. Ancora D'Angelo. D'Angelo servire Luca Pistone, gancio un po' difficoltoso, recupera il pallone, ancora all'indietro per Santoro. Santoro, la palla per D'Angelo, il tiro, la respinta delle sue difensore. Minervino prova a ripartire in contropiede, ancora ma si riorganizza la retroguardia del Barcellona, la palla per il capitano, l'altro auto, ancora Pippus cerca di saltare, Santoro ci riesce, il tiro alto sopra la traversa,
Si fa male, Pippus a terra, dolorante. L'arbitro fischia calcio di punizione. Sembra nulla di grave. Ancora a terra però dolorante. Possiamo chiudere il collegamento per questo primo tempo tra Barcellona e Lokomotiv Maranella. Un saluto da Boateng e Salvatore Cimino. Primo tempo tra Barcellona e Lokomotiv Maranella. Risultato di 4-2 per il Barcellona. Ora ancora che prova ad affacciarsi in attacco la formazione in maglia nera, cioè il Barcellona, ad incrementare il proprio vantaggio. L'apertura per la rovesciata splendida di Miscino Silverio. La palla ora è per Minervino, che aggancia, prova a girarsi, ancora Minervino in possesso di palla, l'apertura intercettata da Pistone. Ora Pippus prova a servire il proprio compagno numero 10 all'interno, ancora per Pippus. Santoro in qualche modo libera il pallone, arriva a Pistone davanti a sé. Minervino, ancora Pistone, la palla al centro, preda del numero 4 della Lokomotiv Maranella. Ancora Santoro a liberare la palla, che termina in rimessa laterale per il Barcellona. Ancora possesso di palla Santoro. Bianca. Sì. Rimessa da ribattere. Capitano ora per Pippus. Pippus alza il pallone, Santoro l'aggancio col petto. Ancora Santoro. Cerca di coprire il pallone, che ora si perde sul fondo. Lombardi a servire Pistone, che però non riesce ad arrivare sul pallone. Ora Pippus. Pippus, il dribbling, ancora Pippus in possesso di palla, prova ad ubriacare gli avversari. Ancora Pippus, prova ad andare sul fondo e a guadagnare calcio di punizione. Vediamo questo calcio di punizione per la formazione in maglia bianca, Lokomotiv Maranella. Occasione ghiotta per loro. Numero 10 sul punto di battuta. Parte, andrà col mancino napolitano. Napolitano. L'arbitro fischia napolitano, il tiro, la barriera, devia la palla, che accarezza il palo e si perde sul fondo. Ragazzi, indietro per favore. Calcio d'angolo battuto, la palla al centro, la palla che filtra, Lombardi si gira, Pippus la mette dentro. Un po' di confusione in area. Pippus, autore del gol, recupera il pallone, la formazione in maglia bianca lo mette al centro del campo, vuole pareggiare il match, ci prova ora numero 9, Miscino Silverio. Miscino Silverio, calcio d'angolo, si è aperta la partita, qui un capistone sul punto di battuta, il cross al centro, la palla arriva nei pressi di Pippus, che prova a ripartire in contropiede, Santoro gli passa davanti. Beh, è fallo commesso da Pippus ai danni del Barcellona, ai danni di Santoro. Pistone sul punto di battuta. Santoro toccherà il pallone per Pistone, carica il destro, il tiro, la palla deviata, preda dell'estremo difensore della Lokomotiv Maranella. Ora Matteo prova Pippus a partire, la palla è, attenzione, ci arriva, sembrava troppo lunga la traiettoria della sfera, arriva a calciare
Palla in calcio d'angolo, vediamo quest'ultima azione e poi chiuderemo il collegamento. Cross di Minervino al centro, Lombardi, poi Napolitano ha provato ora il contropiede, Barcellona con Pistone, Luca che allarga per D'Angelo, la palla troppo lunga, ma possiamo chiudere il collegamento per quanto riguarda questo secondo tempo, ricordando il risultato di 4-3 per il Barcellona. Un saluto da Boateng e da Salvatore Cimino, ciao ragazzi.